sintesi di emozioni. Anche il nordico Bredesen, quando sbaglia, si mette le mani nei capelli. Rivido per questa rovesciata di Bortoletto. Galli, infortunato dopo mezz'ora, rientrerà soltanto nella ripresa. Intanto la Lazio ha segnato con Bettolini. Galli non si è mosso, errore fatale. Nel secondo tempo rivincita del portiere sull'attaccante, ma ormai è tardi. Ultima emozione, Galli spara da 3 metri. Ribatte Furiassi, mischia gigante, palla in angolo. La Lazio ha vinto, Bettolini è felice per il gol segnato, Antoniotti è già negli spogliatoi. Sì, la partita è andata bene, abbiamo vinto 1-0. Effetti di una sconfitta. Di fronte all'inesorabile verdetto, questo tifoso vorrebbe farla finita, annegare nella fontana i suoi dispiaceri e le sue delusioni. Ma l'acqua di Roma è generosa e benefica. Due tisane, una borsa calda, dormici sopra e pensa al girone di ritorno. Traffico interrotto in una via del centro. Ci mancava anche questo. Ma le scommesse si devono pagare. Anche Porelli sta pagando la sua. Secca non ha giocato nel derby del Cupolone, ha fatto il tifo per la sua squadra, ma questa volta gli è andata male. Pazienza, qua la mano lo stesso. Otello, oste laziale, si fa servire un lauto pranzo da Forbicetta d'Oro, romanista. Romani di Roma, anche loro, uno scozzese e un indiano, servono l'aperitivo a Folcolulli, laziale. Bonaria cordialità di queste scommesse nelle quali vincitore e vinto si dicono sottovoce, volevate bene. Per suo conto Nasce l'aveva cominciato col dire. Se vince la Roma mi pagate tutti il caffè. Quanti siete a occhio e croce per l'ultimo 30. Mi bevo 30 caffè. 25, Galli azzoppato. 26, Bettolini assegnato. 27, abbiamo buscato. 28. Ne dia un altro. Di 28 ce n'è uno, lei perché ne vuole di due? Uffa!